Siamo nell'86 avanti Cristo. Cesare, nato nel 100, ha appena compiuto 14 anni e proprio a 14 anni ha inizio il suo cursus honorum, la sua carriera politica. Il giovane aveva la fortuna di avere in famiglia uno zio molto influente, Gaio Mario, fratello della madre Aurelia. Ed è proprio lo zio, nell'86 avanti Cristo, a proporre la nomina del giovane nipote a Flamen Dialis, a sacerdote di Giove. Si trattava di una carica molto prestigiosa, dal momento che questo sacerdote era considerato una statua vivente di Giove. Tuttavia, essa comportava una serie di noiosi impedimenti, tra cui quello di non cavalcare, e Cesare era un ottimo cavaliere, e di obblighi, per esempio, quello di avere una sola moglie. Per diventare flamen, il giovanissimo Cesare deve quindi sposarsi. Gaio Mario, lo zio di Cesare e il suo collega nel consolato Lucio Cornelio Cinna, si recano a casa di Cesare per proporgli la candidatura a flamen. Hic sumus, siamo qui, dice Mario, ego et Cinna, io e Cinna, ut tibi proponamus fili tui designationem, ut tibi proponamus, alla lettera, affinché ti proponiamo, per proporti la designazione di tuo figlio, fili tui, alla carica di flamen dialis. Il padre di Cesare è un po' perplesso. At tam juvenis est, ma è ancora così giovane, ut nondum uxorem abeat, che ancora non ha una moglie. Chi sarà la futura sposa? Certe uxorem ducere debet, dice Mario guardando Cinna. Certamente deve prendere moglie, deve sposarsi. Ut flamen dialis sit, alla lettera, affinché sia flamen dialis, quindi per diventare flamen dialis. Et Cinna filiam nubilem abet, e Cinna ha una figlia in età da matrimonio, nubile. Filia mea, mia figlia, interviene Cinna. At tam juvenis est, ma è così giovane.